Buonasera a tutti, questa sera voglio parlarvi di un progetto a cui ho collaborato, Design System per la PA, React, PA, Design System, tutto su una slide, sembra strano, però esiste, l'ho visto. Prima di parlarvene, piccola introduzione, mi ha anticipato Guido, mi chiamo Marco Liberati, mi trovate su internet come DJ611, lavoro per una compagnia che si chiama Elastic, in cui faccio front-end, anche diciamo non solo, full stack, ma principalmente front-end, in JavaScript, TypeScript, Node, per roba come analytics, grafici, grafi, eccetera. Ma l'agenda di questa sera non riguarda l'azienda dove lavoro, a titolo personale invece parlerò di questo progetto, Design React Kit, e grosso modo un'infarinata su Design System. E principalmente l'idea era quella di raccontarvi un'esperienza che ho avuto collaborando a un progetto open source, quindi la rapida storia del progetto, la nuova release, la 4.0 che è stata rilasciata qualche mese fa, e un po' di cose che ho imparato facendo il maintainer di questo progetto. Iniziamo con il parlare di Design React Kit, o meglio iniziamo a parlare di che cos'è un design system. Per chi lo sa, c'è qualcuno che sa bene cos'è un design system? Beh, ok, che non lo sa così bene ma sa qualcosa? Ok, sicuramente, ok, qualcuno ne sa sicuramente più di me perché io ne sapevo molto poco, ma in generale un design system è uno standard, ovvero un insieme di regole condivise, e questo insieme di regole produce un linguaggio condiviso all'interno di un'organizzazione. Nel nostro caso particolare non è solamente una cosa di astratto, ma è un insieme di componenti, un insieme di questi componenti che formano una libreria, e questa libreria per la pubblica amministrazione si chiama Bootstrap Italia. In realtà c'è un kit di design la cui implementazione si chiama Bootstrap Italia. Io ho collaborato nella versione React di questo kit. Quindi, che non c'entra niente con Bootstrap? Non proprio. C'entra con Bootstrap perché lo usa, ma l'hanno personalizzato. Quindi sono partiti da lì per personalizzarlo. E Design React Kit parte da Bootstrap Italia, ovvero questa personalizzazione, e riutilizza gli stili, ma per tutto quello che riguarda la logica, ovviamente la struttura HTML, utilizza React. E utilizza sotto React Strap, quindi una di fatto un'emanazione di Bootstrap per React, ma questo fa più da collante, perché poi molti componenti sono in realtà personalizzati, per dire l'input è fatto da zero. E tutto il kit è scritto in TypeScript ed è pensato per nuove tecnologie come React Hux, ormai in giro da 3 anni, ma continuo a dire nuove, e documentato su Storybook. E l'idea era quella di, per chi deve fare roba per la PA, non vogliamo lasciarlo in balia di jQuery, ma vogliamo offrirgli un qualcosa per lavorare con strumenti come Gatsby, Next, Remix, eccetera. E quindi offrire un kit. E come sono finito a fare questa cosa? In realtà, nella versione 1.0, nel 2017, quei signori lì hanno vinto un hackathon, proprio con il team Roma.js, facendo un kit React. All'epoca non esisteva Bootstrap Italia, esisteva Design UI Kit, che poi è stato buttato e fatto, poi nel 2018 è stato fatto Bootstrap Italia. In realtà quella foto è stato l'ultimo commit sulla libreria che ho fatto, perché poi è stato preso in carico dal team digitale, e salvo poi ritornare in questo, nella versione 3, e constatare che mancava qualche componente, per cui io in realtà volevo usare Gatsby. Non volevo fare il kit, non volevo fare nulla, e ho detto vabbè, ho vinto un hackathon, con quello riproviamolo. E non funzionava niente, per cui ho detto vabbè, mo io mando una PR, e fu così che diventai maintainer. E ci fu una corsa ai componenti, perché in realtà ne mancavano, per fare una pagina penso avrò mandato una decina di PR, e aggiungendo componenti è stato iniziato, hanno iniziato ad usarlo più di qualcuno. E nulla, in realtà la corsa ai componenti, come ben sappiamo, quando tiri codice addosso a uno schermo, prima o poi qualche errore lo fai,
e in realtà, date le funzionalità, hanno iniziato a usarlo, però siamo giunti a un punto in cui c'erano abbastanza componenti da usarlo, ma il costo di manutenzione era insostenibile. Per cui, diciamo, raggiunto questo picco, ho deciso, ok, basta così, facciamo una 4, ci sono alcune cose da rompere, le romperemo, ma il focus non è più componenti, non è più inseguire Bootstrap Italia, il focus deve essere la qualità. Per cui fine l'anno scorso, è stato riscritto quasi da zero il kit, ma il focus principale non è stato più aggiungere cose, ma farle fatte bene. E vedete anche un 5.0, perché in realtà Bootstrap 4, su cui si basa il kit, sarà end of life questo fine anno, per cui Bootstrap 5 in teoria dovrebbe essere il nuovo Bootstrap. C'è un piano a livello di Bootstrap Italia per aggiornarlo, ovviamente React, la versione React dovrà seguire. Non c'è ancora nulla, tutto un po' fumoso, però diciamo che è nell'aria. Ma parliamo di questa versione 4. Come ho detto, è stata riscritta da zero, perché ormai parecchi usano TypeScript, è inutile prenderci in giro, quindi i tipi devono essere fatti bene, non si può fare roba ronzata. E l'idea era quella di buttare le classi, aggiornare React, gli esempi si usano React Hooks. E come vedete, quasi tutti i punti qui, riguardano documentazione o comunque developer experience, quasi nulla codice, nuove cose, una voce sola, nuovi componenti aggiunti. Questo è proprio perché il focus deve essere sulla qualità. Uno, quando prende una libreria, deve trovare una documentazione che spiega le cose con gli esempi e non si deve rompere al primo utilizzo. Quindi quello è stato il primo passo. Poi ci sono stati controlli di continuous integration, perché è un progetto open source, ne parlerò più avanti. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza l'aiuto della community, perché non sono da solo che scrivo le cose, ma 76.000 righe di codice sono state cancellate, 70.000 aggiunte da tutte queste persone qui, che comunque si hanno contribuito a portare avanti. Sono una decina, di più. Sono 11 più 9, 20, sì, ok, 17, 18, e 1100 file cambiati. Quindi, insomma, considerate che il netto è meno 6.000 righe e abbiamo aggiunto roba. Ma vediamo un attimo cosa abbiamo aggiunto. La select, lo so, sembra banale, ma non c'era una select. Usa React Select sotto, per cui sì, farlo è facile, ma c'era una marea di personalizzazione e quella è la roba più facile, perché tipizzare React Select è un incubo. Per cui abbiamo fatto tutto per bene, diciamo, c'è sicuramente da migliorare. Abbiamo scritto un sistema di notifiche da zero, perché gli stili di Bootstrap Italia sono abbastanza rognosi, nessuna libreria lo sopportava, quindi è stato necessario riscrivere tutto. Adesso c'è un manager e una funzione notify, e tutto quanto viene gestito in automatico. NavScroll, quindi c'è UseNavScroll, qualcuno nota una somiglianza con il talk precedente? Quel register non è lì a caso, è perché la libreria è stata scritta da zero, una conversazione me con Guido, e perché il NavScroll aveva bisogno di supportare l'annidamento, per cui non solo devi supportare la sezione con l'ID 1, ma anche 1.1 deve dirti che sia uno che suo figlio sono attivi, per cui è stato riscritto da zero usando quel pattern, che è un macello, però alla fine funziona. È una libreria a parte, quindi se volete utilizzarla, UseNavScroll utilizza una libreria a parte, non mi ricordo come si chiama, però posso dirvela se vi interessa. E anche alte performance, mi pare che c'è una pagina con 1000 ID e quella va e funziona tranquilla. Oltre questi tre, che sono il grosso, altri 9 componenti, più di 25 funzionalità prop, componenti già esistenti. Il tutto questo minimizzando le breaking change.
mi pare che una o due sono le breaking change irrisolvibili, tutto il resto è documentato o deprecato, per cui chi ha la 3 può usare la 4. Documentazione, documentato tutto, ma in particolare non fare gli esempi alla solita storybook dove butti gli esempi e dici quella è documentazione. Documentazione fatta bene, con gli esempi ovviamente, pagine intere usando il kit, test visuali, usiamo, come si chiama, Chromatic mi pare, quello di Storybook stesso, hanno un SAS che ti testa tutto, c'è una sezione domande frequenti, ma in generale l'idea è lo sviluppatore che lo usa non deve fare tab, mille tab per saltare anzi dall'altro, tutto sta qua dentro, quindi colori, font, eccetera, sta tutto quanto dentro questa cosa, basta che aprite le cartelle e trovate tutto. È stata proprio replicata la struttura della documentazione. Per dire, questo è componente header, vedete c'è l'esempio, col tastino mostra codice, ma non è solo quello, c'è la descrizione di quali parti di header ci sono, perché è così, perché è cos'ha, alla fine c'è il componente con la tabellina e tutte le prop hanno documentazione. Che sembra poco, ma ci vuole una marea di tempo a scriverlo. Infine, developer experience. Ne parlavo prima. Quando si fa open source, specie quando non c'è un team fisso, perché non c'è nessuno del team digitale che ci lavora, è un casino fare revisione di roba perché te prende tempo. Quindi è stato cercato di automatizzare il più possibile. Code coverage non ci serve al 100%, ma sapere se è aumentata o diminuita col codice, comunque sia, è utile. Sapere se qualcuno ha rotto il tree shake è utile. Quello è un contributo di un ragazzo che ha scritto un controllo automatico con le GitHub Action, per cui ogni commit verifica se la libreria ha il tree shake o meno, che comunque è comodo. E i tipi sono funzionanti, c'è il testing, c'è un'app locale su repository che lo sviluppatore si può caricare la libreria e testarla localmente, ma c'è anche la CI che crea un'istanza Gatsby e la compila con l'home page del kit comune, mi pare, per vedere se il server side rendering funziona. E code reviews non è sì, 500 righe di codice, sì, ok, bello, lo accetto, ma è adesso c'è tutto un discorso e si porta avanti prima di accettarle. Si sta lavorando sul test ID per chi fa end-to-end testing o comunque il testing della UI. E ultima cosa, icone lazy, perché prima vedete tutti quei quadratini lì in quest'area? Oppure, quelle sono tutte icone e prima te le dovevi caricare tutte quando ti portavi il bundle. Adesso sono tutte async, per cui solamente quelle che usi vengono caricate, che comunque ti risparmia un bel po' di roba. Come tutto questo cosa mi ha insegnato? Mi ha insegnato che per ricevere contributi open source devi lavorare parecchio, per cui devi preparare le issue, devi descrivere bene cosa vuoi, devi dividerle facili e difficili e pubblicarle Oktoberfest Good First Issues. E durante l'Oktoberfest questo progetto ha ricevuto 2 PR su 3 di tutta l'organizzazione Italia. Quindi ne ha ricevute, mi sembra, 60 contributi su 90. Praticamente, sì, 2/3 dei contributi sull'organizzazione Italia erano per questo kit, quindi una marea di roba. E semplificazione flusso di lavoro, intendo, deve essere facile per lo sviluppatore tirarselo giù, che parta e funziona al primo colpo, tutti i check devono essere automatici, rispondere alle issue, sembra banale, ma se non rispondi la gente non pubblica più. Revisionare PR, anche qui, c'è da essere interazione. Interazione porta interazione. Sviluppi futuri. E finora, diciamo, il kit è stato alla rincorsa di Bootstrap Italia, quindi del progetto originario. L'idea è quella di portarla un gradino sopra, quindi iniziare a discutere con chi fa anche Bootstrap Italia. Quindi le decisioni non si prendono solo su uno, ma si prendono anche considerando React, diciamo. E sarebbe bello migliorare tutta la parte di documentazione su, per quel che riguarda l'integrazione, ecco, e documentazione su React Form oppure documentazione su Next.js per come gestire il routing, tutte queste cose che sono piccole, sono specifiche, ma insomma farebbero bene al progetto. Tutta la parte di DevOps, già stato fatto parecchio lato infrastruttura, ma insomma migliorare, anche aggiungere utility
per dire e avere sotto l'esempio un pulsantino che dice apri in code sandbox, quello potrebbe essere una cosa carina. E cercare di avere una base di contributor più sistematica, più solida, adesso sono più contributor occasionali, sarebbe meglio averne, diciamo, di fissi che ritornano. E poi cercare, diciamo, lato, direi commerciale, se fosse un prodotto. Diciamo, qui è open source, quindi cercare chi lo usa e cercare di avere feedback, perché da quello noi abbiamo imparato tanto nella versione 3. Abbiamo cercato di non rifare gli stessi errori e abbiamo fatto la 4, quindi vorremmo continuare ad andare avanti migliorando in questo senso. Detto questo, finito. E niente. Allora, anzitutto da casa, vabbè, vediamo se arriva qualcosa sul canale Slack o i messaggi live, tanto li seguiamo e li passiamo. E mi sento un po' come tipo l'inizio del Signore degli Anelli, io c'ero quando abbiamo fatto l'inizio, no? E ho seguito un po' di qualche cambiamento, ne abbiamo discusso un po' nel tempo, molto poco, ero in mezzo lì, abbiamo fatto quell'hackathon, è stato molto divertente. E da lì ho una valanga di curiosità e domande su questa cosa, perché non ho mai fatto un progetto open source. E ho parlato con tanti sviluppatori che li fanno, non ce l'ho forse avuto così vicino da poter chiedere, proprio dalla nascita del progetto, da chiederti un sacco di cose. E anche non mi ricordo neanche cosa ti volevo chiedere, quindi... Allora, sì, la risposta è sì. La risposta è sì. Dipende. E, prima domanda. Chi te lo fa fare? Diciamo che quando inizi, proprio all'inizio, specie quando sono tornato a una versione 3 che non lo usava nessuno perché non funzionava, dici vabbè, ma quanto costerà mai dare una mano? E allora butti lì, diciamo nel tempo libero, butti qualcosa. Poi ovviamente sale pure un po' la scimmia perché dici cavolo, ci sto quasi, dai, fatto 30, famo 31. Inizia a avere qualcosa che funziona. E lì per lì finiresti, salvo il fatto che io ricordo quello sempre però a Gatsby, non sta cosa di React, non Design System. Mi funziona su Gatsby, dico vabbè, chiudiamola là. E poi qualcuno inizia a usarla, quindi inizia a usare le issue, cioè inizia a creare delle issue e quindi tu dici vabbè, rispondiamo, tanto ormai l'ho fatto, tanto che mi costa fanfix. Ne fai uno, ne fai due e diciamo vedere che la gente inizia a utilizzarlo, inizia a vedere che diventa una dipendenza di altri progetti, io vabbè, allora non ho buttato tutto questo tempo. Ovviamente la cosa aumenta fino a che, diciamo, ti serve trovare un bilanciamento tra il tempo libero, quanto vuoi effettivamente essere utile e quello che ti porta. E al momento porta, come si dice, quella vignetta exposition, non ci paghi le bollette sicuramente. Però, diciamo, per come la prendo io è nessuno mi mette fretta, non c'è nessuna release di prodotto per cui io contribuisco quello che posso. Fare un progetto open in modo serio, ecco, React to Form, se dici che lo sviluppatore ogni 5 minuti sta lì a scrivere, lì capisco che c'è una bella fatica. O questo, insomma, ha trovato un altro modo, un altro modello di business. È appunto i sponsor. Diciamo che in questo caso, questo progetto, a livello di sponsor non trovi molto perché comunque è sotto l'organizzazione Italia, quindi è vincolato tutta una serie di cose. Trovare sponsor, diciamo, devi trovare una nicchia, perché puoi fare progetto open quanto te pare, ma se non viene adottato è difficile trovare sponsor e così via. Quindi per risponderti è... Questa è stata la mia esperienza con questo, quindi giusto un po' di scimmia perché sta lì. Forse in altri contesti, non lo so, lavorerei al contrario, troverei prima uno sponsor, un caso utile di qualche azienda che lo usa e poi li lavorerei sull'open source. Però. Faccio un'altra domanda. È stato
diciamo, questa scimmia che ti è preso è stata dovuta alle prime issue e faccio più una cosa magari socio-psicologica per capire, più dovuta al fatto che qualcuno stesse usando il tuo codice, il tuo prodotto e quindi ci tenevi a sistemarlo, o comunque l'avresti portato avanti per studio, approfondimento, ma un po' ci conosciamo, so che il lato CSS non sei, non è proprio il tuo focus, Ma quindi come io faccio design system esatto, ormai? da lì a un design system, cavolo, il passo è stato comunque non una cosa che facevi tutti i giorni, ecco. E quindi quanto hai appreso e quanto ti ha portato avanti, diciamo, è stato trainante l'apprendere e sperimentare cose nuove su questo, e quanto invece la prima issue che ti ha detto, ok, qualcuno nel mondo... A qualcuno nel mondo sta servendo sta roba su cui ho speso qualche notte. E diciamo entrambi, nel senso che se io almeno la vedo come un playground, quindi un campo di prova anche, per cui non è solamente fare la libreria, ma c'è anche tutto il discorso di manutenzione, di infrastruttura, dove diciamo dà un po' di libertà di sperimentare, quindi quello sicuramente. Lato React puoi sperimentare un po'. E diciamo un po' mezzo e mezzo, per sapere che qualcuno la usa, parte della scimmia, l'altro è sai che c'è, tanto c'è un progetto dove posso mettere mano, dove posso provare cose, a sto punto le provo là, piuttosto che farmi il progettino classico su repository sconosciuto, lo faccio là, vediamo se funziona. Male che va, visto che c'è un minimo di visibilità, magari arriva qualcuno e fa, non si fa così, si fa cosà, imparo pure qualcosa. Hai spaccato la build di qualcuno con qualche rilascio? Qualcuno so, troppe build ho spaccato. No, di qualcuno e poi hai aperto la issue dopo. Sì, no, ma ci stanno Ah, versioni dove ho rotto la publish proprio, quindi. senti, prima domanda da casa, il buon Balanza. Domanda marzulliana. Cosa sogni per questo progetto? E diciamo che sognerei Mi ricordo. la pace nel mondo e sicuramente un team costante, quello sì, un team costante che porti avanti un po' la cosa indipendentemente, insomma, dal contributo volontario, ma non necessariamente del team digitale, sarebbe bello anche che, diciamo, altri volontari, insomma, in modo costante lo portassero avanti. Poi una volta che lo prendi, in realtà a Kit ti vengono in mente tutta una serie di cose, come ho detto. Dal tastino Code Sandbox che aggiungerlo su Storybook è tutt'altro che semplice, a tutta una serie di insomma dei lavori. Ci puoi pensare intorno a un design system, comunque ci stanno tanti aspetti da colmare. Sarebbe bello che qualcuno andasse lì e buttasse una bella idea e magari la implementasse pure. Puoi lanciare un appello a Telecamere. Contribuite al progetto, mi raccomando. Infatti, innanzitutto complimenti per la forza, diciamo, che ti fa portare avanti tutto questo, perché non è Brutte storie facile. del lockdown. Perché non è per niente facile, anche il lockdown, diciamo, avere, diciamo, la voglia di mettersi a fare un progetto del genere non è facile. E infatti la mia domanda è un bello storybook con tante storie, quanto è stato difficile configurarlo? Perché poi hai fatto vedere pure la documentazione dei tipi, delle prop. Io immagino che lì è tutto automatico, no? Esatto, in realtà quello è quasi il meno. Il problema di Storybook è che ti funziona tutto al primo colpo, ma funziona tutto a metà. È incredibile. Tu dici, ma quanto è facile fare questa cosa? Aggiungi solo questa configurazione e fa esattamente il 90% delle cose che ti servono. Eccoli, no, quello è tutto Markdown. Ora lo so. quindi il discorso è che fare cose su Storybook è molto facile fino a che veramente Non ci vuoi un stanno. altro Ho 10 mandato per PR a Storybook proprio perché loro ti fanno vedere che tutto è così facile. Prendi questo, prendi quest'altro, salvo che poi certe cose proprio non funzionano, manca a carci. E quindi devi fare PR per farti aprire certe cose e allora lì hai accesso ai dati.
Io infatti ho utilizzato un API che ha aperto tu. Quella del codice, che se va a riprendere il codice. Esatto. Quella l'avevo fatta quella con l'idea di farmi un plugin per Code Sandbox. L'ho fatto, devo ancora pubblicare. E, tanto Microsoft me l'ha fregato perché l'ha pubblicato qualche mese fa, usando quell'API. Sta troppo lento. Boom, Microsoft. E poi l'altra è quella sulle fotografie componenti. Hai detto Chromatic. Chromatic. Sì. Com'è la tua esperienza? Ti ha aiutato a trovare bug? Diciamo... E sicuramente molto meglio di StoryShots, ma proprio una spanna sopra. E ci sono problemi, nel senso che se usi immagini random è un casino fargliele saltare, specie se ce l'hai come background. Finché sono immagini, tu gli dici salta questo componente, ma quando ce l'hai come background CSS, apriti cielo, perché lì proprio non c'è modo di dirglielo. Quindi quello sono sempre falsi positivi che devi sempre stare appresso. Per il resto è rapido, è veloce, non devi starti troppo a sbattere con come StoryShots, che c'hai questo coso enorme di JSX. Componenti di animazione ci sono? Per le animazioni non ti so dire, non l'ho provato, quindi non mi espongo più di tanto, perché però sicuramente è molto stabile, c'è tutta la parte di moderati collaborazione che è una favola. Grazie. Senti, facciamo finta che qualcuno non sappia che cos'è tutta quella storia di Bootstrap Italia. Sì. Ok. E facciamo finta che della Italia Digitale non sappia nulla. Ok. Esattamente. Che cos'è questa roba? Ok, ci provo. E allora, il discorso è la pubblica, per quello che ne so io, che magari è limitato, la pubblica amministrazione ha dei doveri in termini di accessibilità a livello di diversi aspetti. Per cui quello che si è pensato è facciamo un kit di design che rispetti questi canoni e in più aggiunga determinate regole, per cui un bottone deve essere fatto così perché... Abbiamo fatto studi che queste cose fatte così funzionano meglio di fatte così. Per cui è stato fatto proprio un design su Sketch, con tutto il kit, per cui si descrivono i vari flussi, devono funzionare così, eccetera. A questo punto hanno pensato prima di scriversi i componenti in jQuery usando appunto Design UI Kit, e poi hanno detto, visto che i sviluppatori utilizzano tutti Bootstrap, facciamo così, prendiamolo e personalizziamolo in modo che è Bootstrap, ma a questo punto rispetta tutte le regole che abbiamo descritto nel nostro documento standard. Quindi c'è uscito un po' questo ibrido che si chiama Bootstrap Italia, in cui sì, usi Bootstrap per molte cose, ma per altre, di fatto, c'hanno roba personalizzata. Quindi c'è tutto il sito di documentazione che, per carità, è fatto anche bene, e c'è questo Bootstrap Italia. Per cui diciamo che usi Bootstrap per molte cose, container, row, call, ma in generale proprio le regole, il paradigma lo stesso di Bootstrap, e molte altre cose invece copi e incolli gli esempi, perché quello è modo di fare, certi componenti funzionano o così oppure non funzionano, quindi questa è l'idea. Questo è il cliente finale, in realtà il consumer di questo può essere sì l'ente con il suo team, ma anche agenzie o comunque sia non solamente comuni, regioni, pensa pure alle camere di commercio, tutti quanti questi enti devono rispettare le regole, per cui per carità c'è il kit che è un documento, se lo possono pure fare da zero loro, l'idea è stata facciamo un kit riutilizzabile così almeno salviamo la vita al povero developer. Dove è pubblicizzato questo? Diciamo che per chi è nel campo della pubblica amministrazione o comunque sia gira intorno a quell'area, esistono già canali come Developers Italia, Formats PA, che spingono in parte. C'è un'organizzazione Italia su GitHub, quindi se andate su GitHub cerchi Italia, c'è sta cosa con un miliardo, c'è un forum, ci sono vari canali, capisco che non raggiunge il 100% delle persone
E posso dire che ho fatto un talk lo scorso 9 febbraio, dove comunque c'erano per lo più non sviluppatori, c'erano anche sviluppatori, però comunque sia 300 registrati per talk online ci sono stati, 150 erano online, insomma, a guardarlo, quindi diciamo non è proprio sconosciuto. Capisco che 150 rispetto a Plaid e sviluppatori è, sono tutt'altri numeri, però ovviamente quella è una nicchia. E l'idea è che se magari vuoi vedere il manager o va di pure lo sviluppatore che si è perso il webinar, insomma, quella è la speranza. Poi hai già trovato un bug? No, non mi dico. No, fix live. Primo, ti stai trovando bene con TSDX? Perché mi sa che lo usi ancora, sì. E ecco, e allora. No, in realtà TSDX funziona, dei problemi me ne ha dati pochi. Giusto con Jest mi ha dato qualche problemino, ma per i test, ma in generale ha funzionato quasi al primo colpo. Ce n'ha tanti dei problemi in Jest. E so che ha problemi con l'M1, col processore M1 dell'Apple, me l'hanno detto chi ha provato ad utilizzarlo. E non mi chiede che proprio io non ce l'ho l'M1, quindi non lo è praticamente uno scaffolding tipo Create React App, però è pensato per TypeScript per fare librerie e io ho usato in precedenza Create React Library con il flag TypeScript, non lo fare. Vabbè, non lo fa. Sto cercando di migrare adesso, sto cercando di smettere perché è una brutta storia. E TSDX in confronto è proprio una favola, non è più mantenuto da un anno e mezzo, credo. Eh sì. E perché lo stesso tizio, che poi è Palmer, mi sa, cioè, lo stesso di Formic, sì. ha fatto Turbo Repo, che era praticamente un rimpiazzo di Lerna, e era a pagamento, e poi si è comprato Vercel, quindi era gratuito e niente, però fa monorepo per una cosa così mi sembra eccessiva, per carità, magari funziona, però comunque l'idea è nel lungo termine di rimpiazzarlo TSDX, però al momento fa tante cose carine, quindi non so, non c'ho tutta sta motivazione, non è come Create React Library dove sto cercando di scappare il più velocemente possibile, questo con tutto non è mantenuto, comunque funziona, quindi diciamo non c'ho tutta sta fretta. Io ho visto Micro Bundle che è abbastanza rapido, però c'ha dei limiti, per esempio non ti importa gli assets, è un casino, se no devi andare roll up oppure vite, ce ne stanno tanti che al momento sto valutando proprio perché sto scappando dall'altro. Sì, pure io, vite, roll up, recentemente quelli ho usato. Velocemente, hai avuto difficoltà con l'aggiunta del campo exports, con import require, l'hai aggiunto, c'era fin dall'inizio il campo export di package.json. Sì, lì c'è una scienza, c'è proprio un corso universitario su come si fanno queste cose, perché penso che se becchi 10 articoli online, 10 modi diversi ti fa la stessa cosa, e sono tutti sbagliati soprattutto, quindi l'unico modo che c'hai di farlo è fatti la libreria, che ho trovato io almeno, fatta la libreria, fai la build, prendi il tar GZ, te lo porti da un'altra parte e lo testi là. Quello è l'unico modo che ho trovato che funziona veramente. Se funziona là, allora funziona pure col publish. Se no, ho spaccato una versione così, quindi sono sicuro. Qual è il grado di accessibilità dei componenti? Ti chiedono da casa e accessibilità in generale, so che ne abbiamo parlato un pochetto.
Allora, come ho detto, questa è un'implementazione di Bootstrap Italia, in particolare della versione 1.4.3, se non sbaglio, quindi l'accessibilità è praticamente identica al kit Bootstrap Italia, o quantomeno cerca di esserlo il più fedelmente possibile. So che nella 1.5 hanno lavorato unicamente sull'accessibilità, questa è, bisogna, diciamo, recuperare quel lato, però ci sono dei limiti comunque sia inerenti a Bootstrap, quindi non è che ci scappi da quelli. E, so che il team digitale, o insomma come si chiama adesso, vuole lavorare proprio su questo, perché belli tanti componenti, ma se non sono accessibili, diciamo, non rispettano, insomma, la normativa. E quindi c'è nella roadmap di lavorare su quello, e al momento noi rincorriamo come kit React, però sarebbe bello, insomma, discuterne anche a tavola con gli altri. Quindi la risposta è quella di Bootstrap Italia. Confermo la risposta. Okay. Altre domande? Ragazzi, siamo a posto, diciamo 20 e 28 in preciso orario, con le 8 e 30 che avevamo dichiarato la fine, quindi grazie Marco, complimenti. Grazie. Puoi dare un ultimo appello a... Gli sticker, mi raccomando. Oh, fate un salto. Fate PR, non fate issue. Fate tutto, no. basta che pubblicate, che, insomma, l'importante è che contribuite in qualche modo al progetto. E... Scusa. Vabbè, a questo punto ci andiamo verso la fine. Io questo terzo mercoledì, adesso ce ne andiamo a cena, mi raccomando, chi può rimanere rimanga, che è uno dei momenti migliori di Roma GS. Chi sta a casa un po' se lo sta perdendo, li salutiamo, ciao. Sono arrivate un po' di domande, siamo riusciti a passarle, e niente, contribuite. No, mi ha fatto piacere questa cosa, perché si vedono tanti progetti open, utilizziamo tutti i giorni progetti open di persone sparse nel mondo che contribuiscono e non si sa chi siano. A settembre, non è vero, era marzo dell'anno scorso, abbiamo avuto anche Nicolò Ribaudo, che lavora su Bubble, che praticamente è un tool che usiamo tutti, praticamente tutti sotto al cofano, e che non si sa quasi chi ci lavori sotto, e ci sta un ragazzo italiano, Nicolò. Nicolò c'è sotto il cofano, di 23 anni, 24 sì. anni, giovanissimo all'università. E quindi, ecco, una cosa che mi sentite dire è, oltre ai progetti che utilizziamo, magari andiamoci ogni tanto a vedere anche chi c'è dietro i progetti, che sono comunque delle persone, degli sviluppatori che, come Marco, ci hanno dedicato del tempo, a volte sponsorizzati e guadagnandoci, la maggior parte delle volte, spesso e volentieri, lo fanno per passione e condividono cose che poi noi utilizziamo al lavoro, quindi era una riflessione che volevo condividere con voi. Esatto, tutta la pubblica amministrazione. È il classico meme dove c'è il mattoncino sotto, esatto, che regge tutto. Esatto, quindi mi raccomando, comuni, prendete Marco. E nulla, altre cose, vabbè, romags.org c'è il nostro Slack, ci vediamo lì per i prossimi 27 giorni, e quindi poi siamo arrivati al terzo mercoledì di marzo, e quindi ci vediamo qui. Vi ricordo quindi, alla fine, come gli annunci di fine seduta, i titoli di coda, il biglietto Codemotion, poi lo ripubblichiamo anche sul canale Slack, è gratuito, il premium, approfittatene. Il 16 marzo, che abbiamo il terzo mercoledì del mese, abbiamo il meetup, dove, se tutto va bene, ci sarò io a fare un piccolo talk sulla mia esperienza, e anzi faccio un mini pubblicità soltanto perché mi serve materiale per il talk. Sto facendo delle live su Twitch di live coding su un progetto, quindi se volete trovatemi su Twitch, non vi dico l'handle così non faccio pubblicità, ma così mi cercate, e farò un po' un riassunto dell'esperienza che ho fatto con questa cosa. Il 15 invece di marzo, sempre su Twitch di Codemotion, faremo una live a premi di quiz su argomento JavaScript a 360 gradi, dove Codemotion mette ricchi premi e cotillon.
Quindi 15, martedì 15, ci avete un appuntamento, mercoledì 16 ce ne avete un altro, e poi ci vediamo 23-24, ci vediamo, ci sentiamo 23-24 alla conferenza. E ancora, io vedo Paolo, ancora qualche mese in online. Sì, vabbè. Va bene, grazie perfetto. A tutti, buona serata, alla prossima.